Grazie Presidente. Prendo la parola per ricordare Yelena Grigorieva. Yelena aveva 41 anni ed è stata trovata morta nella notte tra sabato e domenica, colpita da 8 coltellate e poi strangolata. Yelena era un'attivista per i diritti umani, combatteva contro la tortura, aveva manifestato contro l'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione Russa, ma era soprattutto una persona che combatteva per i diritti della comunità LGBT in Russia. Dal 2013, da quando è stata approvata la legge contro, la cosiddetta legge contro la propaganda gay, si scatenano contro le persone della comunità LGBT manifestazioni di violenza che vengono spesso addirittura filmate e messe su YouTube per rovinare poi la vita delle persone. È una situazione estremamente drammatica che si estende poi anche al di là delle città di Mosca e di San Pietroburgo. Sappiamo che in Cecenia ci sono delle esecuzioni extragiudiziali di persone omosessuali ed è una situazione che riguarda i diritti umani estremamente grave. Lo dico soprattutto in questo periodo. E vado a chiudere, signor Presidente, perché si parla molto della Russia e si parla molto della Russia come una nazione, un governo amico della Lega, come sappiamo, Concluda. ma anche del Movimento 5 Stelle che recentemente con l'attuale sottosegretario Di Stefano è andato a parlare addirittura al congresso di Russia Unita. Ecco, questa è la Russia vera e io La ringrazio. penso che sia il caso, nel momento in cui qualcuno perde la vita soltanto per il proprio orientamento sessuale, in un paese non lontano, che il Parlamento italiano si fermi a riflettere e a ricordare. Grazie.